Lei giustamente ha usato il termine tanta preoccupazione, io però vedendo la manifestazione di questa mattina vorrei aggiungere un altro aggettivo, tanto entusiasmo. Stamattina centinaia di persone per l'apertura di un comitato elettorale, avevamo pensato che potessero venire in tutta una ventina di persone, proprio perché quando si apre un comitato elettorale, quando poi lo si apre di domenica mattina, è chiaro che le persone sono sempre in numero limitato. Invece così non è stato, una grande presenza da parte del pubblico, una grande partecipazione popolare. Del resto tutta la mia campagna elettorale, tutta la mia attività politica è incentrata sul coinvolgimento di tutti coloro i quali rappresentano la politica a vari livelli. Qui ad esempio accanto a me c'è Mario Pancari, che è il capogruppo del PDL a Carlentini, ma è il dirigente provinciale del partito, un giorno verrà anche cooptato nella direzione regionale del partito, proprio a voler dimostrare che si può fare politica fin da giovani e si possono risultare e raggiungere risultati importantissimi con quello che Mario ha raggiunto fin da ragazzi, perché è chiaro che quando parliamo di Mario Panca parliamo di un enfant prodige della politica carlentinese, di un ragazzo che è stato il primo degli eletti, che si è speso, che ha ottenuto un risultato importante anche al congresso provinciale. Non si tratta di una meteora, di una valletta che ha chiesto di essere inserito in lista potendo contare sui voti degli altri, perché tutta la nostra azione politica è incentrata sulla presenza, sulla condivisione dei problemi della gente, sulla partecipazione a quelle che sono i dolori, le gioie, la passione da parte delle persone. Noi non siamo mai lontani dalla gente, noi non siamo mai distanti dalla gente, noi con la gente vogliamo condividere tutto, compreso il nostro programma. E in questi anni credo che abbiamo dato risposte ai singoli, ma abbiamo dato risposte anche importanti. Penso per esempio finalmente all'appalto della chiesa Sant'Alfio di Lentini, su cui tante altre avevano spesso solo ed esclusivamente parole. Penso alla realizzazione della rotatoria davanti al nuovo ospedale di Lentini, penso ad esempio alla realizzazione del ponte Primo Sole sul fiume Simeto, penso all'inaugurazione e all'apertura dell'ospedale di Lentini.